Democrazia che non funziona è una democrazia che rende i cittadini più diffidenti, più insofferenti alle difficoltà che hanno e più facilmente oggetto di bersaglio, di facili propagande che cercano i capri espiatori. Per certi diritti, insieme anche ad altre organizzazioni, abbiamo aderito a un comitato trasversale che si chiama Politici per Caso, che fa una proposta nuova alla politica, e che tra l'altro è stata anche utilizzata in altri paesi come in Irlanda, che attraverso questo strumento cioè, è arrivata persino al referendum sull'aborto, il matrimonio, temi molto caldi in Irlanda, che è il tema delle assemblee dei cittadini estratti a sorte. Le assemblee dei cittadini estratti a sorte che hanno visto delle persone proprio scelte statisticamente per rappresentare la popolazione. E vediamo questi cittadini comuni che messi davanti alle storie, ai casi, alle statistiche, hanno un percorso di rafforzamento delle idee, di cambiamento delle proprie idee che ha tanto da insegnare a un Parlamento in cui non si parla neanche più, in cui si ratificano le fiducie, si ratificano gli atti di governo. In Russia è più forte di quanto si pensi il legame tra la Chiesa ortodossa e il governo. Nel 2007 Marco Cappato, che viene arrestato con Vladimir Luxuria, Ottavio Marzocchi e altre persone del Parlamento europeo al Pride di Mosca. E un'immagine che ho proprio evidente sono proprio questi ministri del culto ortodosso che presenziamo in queste manifestazioni contro il Pride a Mosca. No? Putin si appoggia molto alla retorica estremista religiosa della Chiesa ortodossa. Di per sé le grosse città come Mosca, San Pietroburgo, Sochi sono delle città che tendono all'Europa. In Russia c'è la necessità poi di mantenere tutto quello che è oltre il grande centro urbano, la campagna, le zone rurali, che sono poi il grosso della potenza poi elettorale e propagandistica di Vladimir Putin e che trovano come collante formidabile questo tipo di strumentalizzazione anche clericale. Bisogna sicuramente riconoscere una portata positiva su due aspetti di quello che sta succedendo nella Chiesa Cattolica. Bergoglio sicuramente ha avuto il merito di aprirsi rispetto a tanti nostri concittadini che vivono la loro omosessualità, la loro transessualità, eccetera, eccetera, e la loro fede in maniera difficile. La parrocchia è un posto difficile dove vivere la propria omosessualità, al meglio nelle parrocchie cattoliche. E poi anche in una chiave globale l'apertura della Chiesa è sicuramente importante sotto vari aspetti. Un capo di Stato, di uno Stato nella pratica molto piccolo, ma che comunque ha degli emissari e delle zone extraterritoriali così capillari in tutto il mondo, è un qualcosa che potrebbe avere delle ripercussioni molto interessanti e molto importanti per quanto riguarda il principio della decriminalizzazione dell'omosessualità in Africa. Quello che è successo in Uganda, ad esempio, è il caso di scuola di un'azione di propaganda forsennata che hanno fatto le chiese evangeliche americane sul governo e che hanno instillato le politiche omofobiche. Un episodio molto importante, sempre legato ai diritti delle persone LGBT a livello internazionale, è stata, tra l'altro, nel primo congresso al quale ho partecipato di certi diritti, la presenza di David Kato, che era stato messo all'indice come uno degli omosessuali contro cui la gente doveva scagliarsi. Era il pieno del momento in cui si parlava di Kill the Gays Bill, che era proprio la legge che voleva introdurre prima la pena di morte e poi l'ergastolo contro le persone LGBT in Uganda. Lui partecipò al nostro congresso nel 2010, a fine 2010, a inizio dell'anno successivo è stato ucciso a martellate a casa sua. E quindi il solo fatto di avere una chiesa che magari riesce attraverso il messaggio religioso a portare una parola diversa rispetto al messaggio di odio, che diventa un messaggio omicida a tutti gli effetti quando poi si socializza ancora di più, no? È
sicuramente qualcosa di epocale. Il controllo dei corpi e della libertà di poter esprimere fisicamente e poi anche quindi politicamente, no? È qualcosa che spaventa tutte le forme di autoritarismo. Anche l'accanimento di Trump rispetto alle persone LGBT, il caso di Bolsonaro. I movimenti per i diritti civili diventano strumenti politici importanti, sono i luoghi della dissidenza politica. A livello mondiale secondo me stiamo peggiorando, proprio in generale per quanto riguarda la tutela, la salvaguardia, la promozione anche di innovazione che riguarda i diritti civili. Il Brasile aveva fatto dei passi avanti molto importanti in termini proprio anche di passaggio al matrimonio egualitario, tra l'altro. È stato uno dei primi paesi, insieme all'Argentina, a fare delle scelte importanti sul diritto di famiglia, e si arriva indietro in men che non si dica. Non bisogna vivere nella concezione che quando i diritti umani sono acquisiti rimangono lì per noi. Sul tema del sex work in particolare stiamo cercando di affrontare la cosa sia in chiave locale, e quindi cercando di ostacolare l'abuso della leva amministrativa da parte dei sindaci, che sono molto, come dire, sciolti nel far uscire questa o quella ordinanza o regolamento, che si sono trasformate in azioni liberticide proprio per eccellenza. In generale, per la libertà di chi esercita il lavoro volontariamente, per la libertà dei clienti, questo ha rappresentato sicuramente uno degli obiettivi che abbiamo messo sottolineati in ingrandimento anche per poi declinarlo in un piano nazionale. Lavoriamo anche come associazione a delle proposte di decriminalizzazione del lavoro sessuale che si ispirano ad altri modelli internazionali. Ne veniamo a riferimento il modello neozelandese, che appunto cerca di creare un apparato normativo, come dire, flessibile, e in cui le persone possono liberamente e con pieni diritti tutelati poter esercitare il lavoro sessuale. L'amore che cambia per me è il sapere di essere liberi e quindi poter essere più felici per questo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.